Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Ugione a Barcalcio, in attesa di sapere dove andremo a parare per quanto concerne la punta che ammanca qua a Bologna, sperando che arrivi qualcheduno di importante. E a proposito, ho appena letto che si è svincolato il Papu Gomez dal Siviglia. Si è svincolato il Papu Gomez dal Siviglia, dico solo questo, ragazzi. Quindi magari ci saranno delle occasioni incredibili da qui alle 20, mancano meno di 7 ore. Comunque, rubrica Fanta Luisona Barcaccio, cerchiamo appunto di distendere i nervi parlando un attimo di altro. Andiamo a vedere insieme dunque adesso chi sono coloro che hanno ottenuto i massimi punteggi in questa seconda giornata di campionato e andiamo dunque a vedere la classifica aggiornata, se oggi dovesse concludersi così, chi sarebbero i nove appunto a guadagnarsi il posto per la famosa Lega che il prossimo anno faremo qua sul canale con asta in streaming, tutto in diretta, ci divertiremo sicuramente un mondo. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere i nomi e le formazioni. Prima però di fare questo, iscrizione, condivisione, lasciate il vostro pollice alto, mi piccino, che come vedete che qua su Luisona Barcalcio. Ma che canale è questo qua? È il canale del Bologna Football Club, ufficioso, e magari diventerà ufficiale se sganciano la pilla, la bamba, la gancia, i sesterzi, i dollari, i dobloni, i liquidi, le cune, i baiocchi. Potremmo andare avanti all'infinito. Ok, bene, potrebbero anche sganciare la fregna che potrebbe anche andare bene. Comunque, bando alle ciance, andiamo insieme a vedere se la tecnologia ci sarà d'ausilio. Facciamo così, così voi vedete alla grande, se no fate fatica giustamente a vedere. Allora, andiamo a vedere che nella giornata 2 il Galatasaray è colei che ha raggiunto la prima posizione, dunque, come vedete, i 30 punti in classifica, che dopo andiamo a vedere, schierando Di Gregorio tra i pali, che ha preso il clean sheet, una difesa con Bradaric, Cambiasso, Zemura, che non ha giocato, gli è entrato Oyono, poi ha schierato Baez, ha avuto la genialata, lui sì, che io mi sono fermato al pensarla, di comprare Colpani, che ha fatto doppietta, ha schierato De Ketelaere, Pulisic che ha segnato, Osimhen che ha segnato, Vlahovic che purtroppo ahinoi ha segnato. Mannaggia, ma cosa prendi Vlahovic? Porca di quella vacca! E Immobile che gli ha preso addirittura 4,5, ma ciò nonostante gli ha permesso di totalizzare 89,5 punti, come vedete, e dunque 30 puntazzi per lui. Poi, secondo il nostro avventore Jambon 1909, grande data, che anche lui ha schierato Di Gregorio, Di Marco che ha fatto assist, D'Ambrosio, Augello Quadrado, Çalhanoğlu che l'ha fatto addirittura vice capitano e capitano Di Marco, però Candreva, Luis Alberto, Giroud che si è preso dunque la doppietta, Lautaro Martinez e Belotti l'assist, quindi un attacco tutto a bonus, mica male. Andiamo a vedere anche il terzo, come ormai è, diciamo, nostra abitudine fare. CSK Larissa, che bei nomi, ragazzi. Musso, che gli ha preso 4 in virtù di 2 gol subiti. Bradaric, molto voluto, vedo. Lazzari, Birindelli, Zaleski, Rafia, che ha fatto gol, una presa del Corvino. Pulisic, Colpani, anche lui con Colpani. Leao, Osimhen e Lookman, che nonostante il 4,5 gli ha permesso di prendere la terza posizione e anche lui prendersi 25 punti, perché ha totalizzato 87,5. Quindi in exequo con l'87,5 totalizzato da Jambon, per questo motivo entrambi li vedete a 25 punti, il 20 punti non c'è, ma si passa direttamente a 18 punti, mi sembra giusto. Visto e considerato il nome di questa squadra, Barro FC, lo vogliamo vendere, Barro? Sì o no? Io dico sì, vendiamo. Bene, andiamo a vedere adesso la classifica, se riusciamo a capire in velocità come fare. Allora, la classifica è questa, mettiamola per bene perché è qua. Allora, CSK Larissa quindi è in prima posizione, 33 punti, che vuol dire che già nella prima
giornata devono essere andati a puntazzi, ok? Poi il secondo è Internacional do Porto di Napoli, che è rimasta 30 perché la scorsa era colui che si era classificato prima, aveva preso i 30 punti, non è andato a punteggio. Terzo il Galatasaray, 30 punti, che quindi raggiunge la seconda piazza insieme al do Porto di Napoli. Poi quarto, mi tocco le balle, Musa Barro Forever, socia che nome, qui bisognerebbe probabilmente radiarlo dal Fanta Luigiona Barcalcio. Jambon 1909, 25 punti, così come Alinati FC 25, Passo Doble 23, Dal Vangelis e secondo Moras 22, no, un altro posto per il Fantacalcio dovesse concludersi qua, ma fortunatamente siamo solo alla seconda, Musa Baro Fan Club 18 punti. Questi sarebbero i 9 che avrebbero, se loro vorranno, accesso al Fantacalcio il prossimo anno. Ma c'è la brutta notizia per questi 9, perché devono classificarsi in questa posizione alla 38esima giornata. Quindi insomma c'è tempo. Andiamo a vedere dove si è classificato il Luisone. Andiamo a vedere il dottor Luisona dove si è classificato nella seconda giornata. L'altra volta ci siamo classificati, mi sembra, 14esimi, 12esimi, non mi ricordo. Certo che visto così si fa fatica, bisogna contare uno, due, ah, così non ce la facciamo. E comunque molto, molto male, devo essermi classificato molto male. Poi se riusciamo a capire come fare in maniera più, diciamo, veloce, io così non sono capace, è la prima volta che navigo in queste situazioni, non so come fare. Vabbè, pazienza, pazienza, comunque avrò fatto pochi punti, mi sembra 69,5, mi sono piazzato molto male. Bisogna migliorare e già questa terza giornata mi sento di poterlo fare. Comunque, questa dunque la situazione dopo due giornate, ricordo, gli estremi per partecipare, non c'è limite di tempo, il che vuol dire che se non si è partecipato sino ad oggi lo si può ancora fare, basta andare su legafantacalcio.it, iscriversi al portale, cercare Fanta Luisona Barcalcio, c'è lo spazio tra Fanta e Luisona Barcalcio, e mettere la password per partecipare, che è permesso e concesso, tutto attaccato senza l'accento sulla E, perché è congiunzione, permesso e concesso. Una volta che si entra bisogna attendere il qui presente che vi aggreghi, ok, alla competizione, dopodiché potete cominciare a fare la rosa. Ricordo che ogni giornata si ha possibilità illimitate di operazioni, il che vuol dire che ogni giornata il bello è proprio qua. Ognuno può costruire con il limite ovviamente di crediti, che inizialmente si parte con 180, poi sta a voi riuscire a fare plusvalenze. Io ad esempio sono a 188 crediti con le plusvalenze fatte. Bisogna poi costruire con quei crediti la miglior rosa possibile secondo il parere soggettivo di ognuno di noi per quella determinata giornata. Quindi, Amrak Mande, chi non l'ha fatto, si iscriva anche al Fanta Luisona Barcalcio, oltre a iscriversi a questo sontuoso canale. Ora, restiamo aggiornati perché seguiranno video di calciomercato, ripeto, Papu Gomez si è svincolato dal Siviglia. Attivate il campanaccio pastorale per rimanere quindi aggiornatissimi e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiera da bar, sorbo.